Caro diario, la mamma dice sempre che il posto più bello è la nostra casa. Ma qui al Feuerstein Nature Family Resort mi piace ancora di più. Già il viaggio in auto è stata una vera avventura. Per strada ho visto la cascata più alta del mondo. E anche le montagne sono gigantesche. E proprio qui, nella Val di Flores, c'è il Feuerstein. Un posto che ci piace tantissimo. A papà piace molto andare in gita. Si alza presto presto per vedere camosce e marmotte. Mamma invece non è da escursione, preferisce rilassarsi. Infatti dice sempre che le montagne sono altrettanto belle da lontano. Sembra sempre molto rilassata quando torna dalla spa o dalla sauna. Anche mia sorella Giulia è affascinata da questo posto. Adora i cavalli e si diverte a passare la giornata al maneggio. È proprio dietro l'angolo. E io... mi diverto tantissimo sulla parete d'arrampicata. Mi sento proprio come l'uomo ragno. Sai che ho quasi fatto il record del percorso? Poi c'è il fienile dei giochi. Le lotte nel fieno sono un vero spasso. E poi devo raccontarti del laboratorio del legno. Pensa che ho costruito una chitarra con l'aiuto di papà. Persino la mamma è rimasta sorpresa da quanto fosse bravo. Ma il mio posto preferito è il laghetto balneabile. C'è anche una piccola zattera e la nostra nave dei pirati. Per la mamma era un po' troppo barcollante. Ha preferito guardarci dal pontile. Mamma e Giulia sono dei veri pesciolini. A dire la verità, Giulia dice sempre di essere una sirenetta. E mentre loro si tuffano in piscina, papà ed io giochiamo a calcio sul campo grande. Nell'ultima partita ho fatto anche gol. Papà era molto orgoglioso. A proposito, anche la mamma è molto fiera di papà. Qui al Feuerstein ha provato assieme a lei qualcosa di nuovo. Lo yoga. A casa non era mai riuscita a convincerlo. Intanto Giulia e io ci divertivamo con Florian, dell'assistenza ai bambini. Possiamo sporcarci e spargere il colore dappertutto. Possiamo addirittura dipingere sul muro. A casa non potremmo mai farlo. L'altro ieri ho anche imparato come si tira con l'arco. Ero tutto emozionato. Florian ci lascia pure stare sveglio un po' più a lungo la sera. E allora andiamo a fare il pane sul falò. È buonissimo! Mamma e papà così cenano da soli. La chiamano date night. Credo che sia quando bevono anche un po' di vino. Poi però ci raggiungono al falò. Guardiamo le stelle tutti insieme. Mamma e Giulia hanno addirittura visto una stella cadente. A me invece è sfuggita. Chissà, forse la vedrò durante la prossima vacanza al Feuerstein. Alla reception ho già detto che torneremo presto. Non vedo l'ora. Il tuo Leonardo.